Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Dopo aver visto insieme nel video scorso le evoluzioni maggiormente utili in questo periodo secondo me pretoti, oggi andiamo a trattare un altro tema molto delicato che è quello che riguarda le sfide creazione rosa. Anche in questo caso sono stati rilasciati veramente tantissimi giocatori, anche e soprattutto delle icone che solleticano tantissimo il palato del giocatore di FC, e quindi oggi vado a parlare di quelli che secondo me sono dei must have, altri dei grandi trappoloni e invece dei giocatori ancora che si possono sbloccare ma in base alle esigenze. Partiamo proprio dall'ultima promo, ovvero quella dei giocatori Ice and Fire, e il primo di cui voglio parlare è Raheem Sterling. Mi avete fatto tantissime domande al riguardo. Chiaramente è uscito in duplice versione, sia quella fuoco con il Playstyle Plus del Powershot, 4 skill e 5 piede debole, che in versione ghiaccio con il Playstyle Plus del Trickster, 5 di skill e 4 di piede debole, quindi il rapporto invertito. Ebbene, io questa versione non la vado proprio a considerare perché sinceramente il playstyle che ha non mi piace proprio, è completamente inutile. Tanti di voi invece si sono fatti un po' ingolosire da questa versione con il playstyle del Powershot, una carta che è molto rapida, soprattutto tanto agile quando si vanno a fare i micro movimenti con la levetta sinistra, e questo si va a sommare bene al 5 di piede debole, perché all'interno dell'area di rigore risulta un giocatore stile Bayheader che specie in attacchi a due potrebbe fare le vostre fortune. Ebbene, però questo giocatore qui secondo me, andato a mettere così come perno in un attacco a due, non rende perfettamente, perché si vanno a sprecare un po' quelle che sono le sue caratteristiche principali, e in più abbiamo un costo che è abbastanza elevato, perché se 600.000 crediti in questo periodo pretoti non sono per niente pochi. Motivo per il quale io, piuttosto che andare a sbloccare questo Sterling andando ad aggiungere un 100k in più, vi straconsiglio un giocatore che a me ha veramente convinto tanto, e sto parlando di una carta Winter Wild Card, ovvero Gabriel Martinelli, che può fare l'esterno destro, l'attaccante destro e l'esterno sinistro, playstyle plus del tecnico, ma non solo, perché a livello di playstyle basic abbiamo il rapido, il razzetto, la trivela e il tiro a giro, quindi veramente la massima interpretazione dell'esterno racchiusa in questo giocatore, perché ha tutti quelli che sono i playstyle perfetti per poter giocare lì. E in più ha 5 di skill e 4 di piede debole. 5 di skill, sapete, per me è molto importante per il ruolo di esterno, perché vi dà accesso alla combo della suola e la finta di tiro scoop turn, che fa rientrare molto bene il giocatore per poi poter passare, poter fare trivela, poter fare tiro a giro, cosa che appunto, vi ripeto, questo Martinelli ha. Costa solamente 100k in più rispetto a Sterling, e poi essendo comunque brasiliano lo si può linkare anche magari in cross con un Militao, con un Neymar, quindi insomma anche la nazionalità, oltre che al campionato, chiaramente lo aiuta. A livello di work rate alto e molto rapido, anche lui è un giocatore molto agile, ha un pelo in più di freddezza che non guasta mai, un'ottima resistenza 85 e anche degli ottimi attributi per quanto riguarda il passaggio, ovvero 80 di corto e 80 di lungo. Quindi per me Sterling un grande no, piuttosto andatevi a fare Martinelli se pensate di necessitare di un esterno con queste caratteristiche, perché con i playstyle che ha è veramente ottimo. Rimaniamo sempre in ambito Winter Wild Card, ma adesso ci spostiamo su quello che è il reparto di centrocampo, e un'altra carta uscita all'interno delle sfide creazione rosa che potrebbe avervi fatto venire lo sfizio è quella di Alisson, ovvero spostato centrocampista in questa sua eclettica versione. Abbiamo un giocatore con 4 skill e 4 di piede debole, un work rate di alto, quindi perfetto, 1,93 m di altezza. A livello di playstyle presente il Power Shot Plus, il Power Header, il forte di fisico, il press proven e l'infaticabile a livello basic. Quindi se noi andiamo a considerare che questo giocatore potenzialmente deve fare il centrocampista, a livello di playstyle non è che siamo messi proprio bene, fatta eccezione per due che però sono argento, ovvero l'infaticabile e il press proven, che comunque non è che si sentono in maniera incredibile su questa carta qui. Carta che presenta degli attributi che secondo me sono un po' medium, un po' mid, perché sia è discretamente veloce, sia ha un ottimo tiro chiaramente per pompare il playstyle plus e l'hanno messo di proposito, ha dei grandissimi passaggi, però pecca in agilità essendo 1,93 m, ha delle statistiche difensive che se vogliamo non è che siano così altissime, anzi
pecca leggermente in precisione di testa, dove dovrebbe almeno dare un po' di fastidio. Ha 83 di intercetto, solo 80 di aggressività, solo 80 di forza, e il costo è un costo molto importante, ovvero 670.000 crediti per un giocatore all'interno di quello che è il reparto più affollato di questo gioco, ovvero il centrocampo, perché ce ne sono veramente un'infinità di giocatori, soprattutto al di sotto di questa fascia di prezzo, scambiabili, che voi potete andare a prendere, provare, poi rivendere o cambiare quando avete voglia, che non vi vanno a far sprecare dei fodder in un momento storico in cui i fodder potrebbero tornare comodi durante i toti. Per cui per me questo Allison è la più grande classica delle trappole, per far sì che noi andiamo a sbloccare giocatori presi dallo sfizio di vedere il portiere che diventa giocatore di movimento, ma in realtà stiamo regalando dei fodder che la EA è furba e sa che avremmo potuto magari spendere durante il periodo Toti squadra dell'anno. Altro giocatore che fa compagnia ad Allison, sempre all'interno della stessa promo e sempre nel reparto di centrocampo, è John Stones. Stones presenta come playstyle il blocco plus, l'intercetto, il press prumen, la rivessa lunga e l'aereo per quanto riguarda i playstyle argento. 3 di skill, 4 di piede debole, 1,88 m l'altezza, normale alto il work rate con un bel body type, high average, bello gagliardo. Veloce il giusto, ovviamente essendo lengthy conta di più la velocità scatto di 84, ottimi passaggi, incredibili. Statistiche ovviamente di agilità malissimo, anche se la reattività con l'L2 è notevole perché è il 93. Statistiche difensive al top, bene aggressività e forza e anche salto, la stamina 80 per un difensore top. Perché vi ho detto difensore? Perché questo giocatore qui io non lo andrei a giocare al centrocampo, visto che secondo me, sempre perché ci andiamo a identificare in un reparto che è pienissimo di alternative, lui è uno dei tanti, non è che c'ha queste caratteristiche che lo rendono unico, pertanto da doverlo sbloccare necessariamente e piazzarlo in campo. Piuttosto potreste pensare di fare lo switch andando a prendere, che so, un difensore centrale come può essere Gullit, per dire, se avete fatto quello Winter, e me lo andate a spostare a centrocampo, mentre Stones me lo andate a mettere invece arretrato in difesa. Però anche in questo caso la difesa è comunque un reparto nel quale c'è abbastanza scelta, per cui io che cosa vi dico? Questo Stones vale la pena? No, perché sapete qual è un altro difetto gravissimo di questo Stones? Dovuto al playstyle delle rimesse laterali, che potrebbe far sì che lui vada a battere le rimesse in fascia e che se andate a sbagliare per puro caso o perdete palla in maniera troppo veloce, vi ritrovate senza il difensore centrale, quelli che vi entrano dentro al campo, che è una bellezza. Per cui io Stones, così come Allison, lo skipperei. Veniamo adesso un po' alla ciccia, perché andiamo a toccare due giocatori che sono sicuramente molto chiacchierati e che affascinano molto di più rispetto ai due precedenti. Il primo è Zizou Zidane, nella sua versione Dynasties, costa 1.650.000, 5 skill, 5 piede debole, ovviamente il work rate alto normale. È un giocatore che abbiamo imparato a conoscere benissimo, ovviamente, playstyle del first touch plus, il tiro a giro, il passaggio incisivo, il long pass, il tecnico, le giocate di classe, la trivela come playstyle basic, quindi a livello di playstyle siamo ad alti livelli in questo caso con il centrocampista francese. Centrocampista francese che anche qui si va ad inserire in un contesto molto ampio di mezze ali che comunque sono dotate di grandissima qualità. Per cui io che cosa vi consiglio nel caso di Zidane? Zidane è un giocatore che chiaramente vi portate avanti a lungo nel gioco, tranquillamente fino ai tots, cioè non è che è un giocatore che ha urgenza o necessità di essere sostituito a breve, no, per nulla. Quindi se voi volete andare ad impiegare i vostri fodder per mettere Zidane, soprattutto se giocate con un centrocampo a 3, siete dei 4-3-2-1 ari convinti, questo Zidane è una delle migliori carte che c'è al momento in circolazione e ripeto, con versioni che magari avete nel club di giocatori inutili da buttare, potete tranquillamente abbassare il prezzo e magari andare a pagare il buon Zizou meno di quello che è appunto quello che vediamo attualmente sulla sua scheda. Un altro giocatore che chiude questo reparto di centrocampo interessantissimo chiaramente è Ruud Gullit nella sua versione Winter. Costa 3 milioni la SBC, 4 skill e 5 di piede debole,
può fare il difensore centrale, ma quello che spicca in maniera incredibile di questo Gullit, che ho provato con le mie stesse mani, così come i giocatori che vi ho mostrato in precedenza, è che rispetto alla versione 90, ovvero quella basic, difende in maniera veramente ineccepibile. Questo messo davanti la difesa vi dà una quantità e poi una qualità, perché è sempre Gullit, per cui presenta tutte le stats sopra l'80 in maniera classica, possiamo dire. E questa qualità e questa quantità non ve la dà praticamente nessuno allo stato attuale del gioco. Per cui, secondo me, se avete tanti giocatori da riciclare, la scelta tra questi quattro che vi ho mostrato dovrebbe ricadere su Gullit, anche perché mettendolo difensore centrale di partenza potete andare ad effettuare anche degli switch in game, penso magari ad un Vieira. Andate a mettere Gullit a centrocampo preferendo un po' di più la sua qualità oltre che quantità, e mettete invece Vieira, che è il blocco plus, in difesa per godere. Quindi Gullit all'interno di questo filotto per me è da sbloccare. Allora, non si fosse capito, a me la promo dei wildcard è piaciuta proprio tanto a livello di SBC. Ma non solo a me, perché raga, ma voi veramente ancora non vi siete sbloccati sto Mario Balotelli? A parte che c'è il cappellino natalizio in testa e già per questo andrebbe messo nel club come mascotte. 56.000 crediti è praticamente regalato, costa la metà della metà dei vari pick icon, pick hero che ci droppano le peggio buste che ci facciamo abitualmente. Ma sto Balotelli, regà, è tutt'altro che una mascotte, è proprio forte, 5 skill e 4 di piede debole, 1,90 di Cristiano, veloce, bello solido per quanto riguarda agilità, equilibrio e reattività, finalizza bene, ha dei discreti passaggi e soprattutto fa dei movimenti ampi con ste 5 skill, essendo 1,90 che è una goduria, per non parlare del doppio passo. Raga, questo prende una velocità allucinante, nonostante sia controlled con tutti quanti gli stili d'intesa, quando partite in fascia è imprendibile. Infatti io lo sto giocando da super sub in fascia, le soddisfazioni che mi dà sto Mario Balotelli veramente poche. È una carta molto divertente da utilizzare, chiaramente molto difficile da ibridare titolare, però ripeto, per 56.000 crediti portate a casa un super sub della Madonna. Così come un altro must have clamoroso, perché qui vi porto due giocatori che per me vanno sbloccati per forza, è questo Kai Havertz, ragazzi, veramente una roba allucinante, perché 180.000 crediti, costa abbastanza poco, 4 skill e 4 piede debole, 1,90 di Cristiano, veloce, dotato di ottimi passaggi, ovviamente pecca leggermente in agilità, ma ha delle ottime stats difensive e delle ottime stats di fisico, tra cui l'80 di aggressività. Ha il playstyle plus del cross, il tecnico, il first touch, la rimessa lunga e il gioco aereo basic. Questo qui a spammare cross è un demone, soprattutto se voi avete qualche giocatore in grado di staccare di testa. Ma la cosa stracomoda di questo Havertz è che lo potete giocare anche in altri ruoli. Lo potete avanzare un po', lo potete mettere esterno, lo potete mettere mezzala. Che bella mezzala è che sto Havertz nei centrocampi a 3. E ripeto, per quello che costa, è una validissima alternativa a tutte le varie carte che ci sono in giro. La Bon Pastor, Capdeviglia, Mendy, bla bla bla. Perché questo qua è un po' un unicorno, è una novità, un giocatore che non si vedeva spesso ovviamente in questo ruolo qui, e per me hanno fatto veramente una versione molto 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 utile ed interessante. Indovinate un po', vi parlo ancora di un altro giocatore winter, ovvero Luis Hernandez nella sua versione appunto Icon Wild Card. 4 skill e 4 piede debole, ma soprattutto il playstyle plus della trivela, nonché il pallonetto, il power header, il tecnico, il rapido, il first touch e l'aereo versione base. Una carta che rispetto alla versione 86 ha ricevuto dei discreti upgrade, ma vi assicuro che questo qua messo esterno in game, oppure attaccante in un attacco a due, ma soprattutto esterno per sfruttare la trivela, ragazzi miei, per 100k questo qua è un giocatore molto caruccio, che potete anche tranquillamente andare a sbloccare gratis con i vari fodder che avrete sicuramente nel club, e facendo così voi vi andate a portare a casa un giocatore che può tranquillamente fare il super sub, un giocatore che vi può fare il titolare in questo periodo se volete vendere qualcuno e mantenere i crediti in mano per i toti, per cui è una mina vagante molto interessante da tenere sotto osservazione. Così come chiudiamo invece con un duo di icon che diciamo costicchiano un pochettino, perché la sfida di Maldini addirittura costa più di Maldini stesso sul mercato, e l'altro giocatore in questione è il buon Eusebio Centurione. Ma andiamo per gradi. Maldini è un difensore che come playstyle non ha i playstyle classici che a me fanno impazzire, anzi presenta dei playstyle abbastanza inutili, perché ha le scivolate, il gioco aereo e l'intercetto.
gli ultimi due ovviamente base, le scivolate plus. È una carta che è molto automatica, forse anche troppo, perché come l'andate a selezionare sto Maldini è un po' spaesato, perché se lo tenete selezionato non blocca perché non è il blocco, se fate contrasti alle volte li perdi perché non ha il procione, il gioco d'anticipo, per cui è molto atipico. Se siete molto passivi e vi piace un giocatore di questo tipo, lo potete anche andare a sbloccare. Però qual è il mio consiglio? Occhio, perché queste sfide icon durano tanto, tanto vale aspettare ste due settimane che fanno i toti e magari ci piazzano una bella SBC di qualche difensore flashback. Penso magari ad un Sergio Ramos degli anni passati, ad un Varane degli anni passati. Quindi attenzione a maneggiare con cura, perché potrebbe essere anche questo il caso di SBC che in realtà ci fa bruciare carte di cui poi ci pentiamo, perché ne potrebbe uscire qualcuna addirittura superiore. Mentre andiamo su Eusebioski, carta questa che a me fa impazzire, perché aver regalato un attaccante del genere così presto è un regalone. Regalone perché soprattutto se vi piacciono i giocatori piccoletti che fanno questo stile di gioco di tutto micromovimento, Eusebio quest'anno è veramente fortissimo. Va anche via discretamente bene in velocità grazie al razzetto argento, in più anche il rapido plus e il power shot, ed è il solito demone che finalizza tutto, si gira come un Taz della Tasmania dentro l'area di rigore. Se me lo giocate attaccante in un attacco a due, lui è la scelta che fa per voi, anche più di Dalglish, di tutti gli altri, ve lo portate avanti serenamente fine toti senza alcun tipo di rimpianto, soprattutto se avete conservato tanti pacchetti per i toti. Lui è uno di quelli che secondo me insieme a Gullit è più da sbloccare a lungo termine. Ragazzi, anche per questo video è tutto, io vi invito come al solito a commentare facendomi sapere quali giocatori vi siete andati a sbloccare e se eravate indecisi su qualcuno in particolare e vi ho chiarito qualche dubbio. Vi ricordo che sono in live tutti giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e un salutone al vostro Iberoschi. Alla prossima, ciao!